Abbiamo provato diverse soluzioni, perché è una squadra che richiede attenzione. Noi non dobbiamo snaturare il nostro modo di stare in campo, però è logico che dobbiamo stare attenti, perché nelle ripartenze è una squadra pericolosa. Può capitare che in partita appunto ci siano dei cambi di atteggiamento, perché appunto a seconda di come va la gara uno prova a trovare il giusto equilibrio e la formula che dia più sostanza alla squadra. C'è un avversario che nel corso della partita può lasciarti degli spazi importanti e quindi non ho ancora fatto la scelta, però sto valutando anche queste considerazioni, perché bisogna vedere che anche se chi entra poi dopo, cioè no, cioè anche chi entra deve avere caratteristiche giuste per utilizzare gli spazi che magari ci sono, ma si porta dietro anche delle caratteristiche ben marcate, le sue squadre si portano dietro le sue caratteristiche. Lui è stato, secondo me, io sono un estimatore di Zema, un innovatore, perché ha portato delle idee che prima non c'erano in Italia. Secondo me è un ottimo tecnico, è un uomo che ha portato delle buone idee. Poi è logico che, come tutte le squadre, hanno dei pregi e dei difetti. Però non è che si gioca contro Zema, si gioca contro il Pescara, questo è sicuro. Pescara ha formato, secondo me, da buoni giocatori che stanno interpretando al meglio quello che è il credo del mister. Ah, è vero comunque... metto in ordine che Zema è una squadra equilibrata, non è una squadra che è sbilanciata, anzi, è una squadra che ha sostanza e che quindi non è così scontato che vai sempre tante occasioni da gol, bisogna crearsele, bisogna essere bravi a sfruttare gli spazi e eludere quelli che sono il pressing, che non è semplice. Poi il discorso, secondo me, non è che una squadra è più offensiva perché ha 3 attaccanti, 4 attaccanti, 5 attaccanti. Cioè, secondo me i movimenti che tu fai in campo sono più importanti di chi delle caratteristiche. Noi in questo momento stiamo giocando quasi sempre 3-5-2, però non è escluso che in un futuro si possa tornare anche ad avere 3 attaccanti in campo, sia all'inizio e sia in corso d'opera. Quindi secondo me non è bisogno, era il discorso di prima. Noi abbiamo dei buoni attaccanti e io sono contento di averne tanti, perché al di là della difficoltà di fare la scelta all'inizio, ho delle armi importanti durante la partita. Devono tutti sentirsi titolari, poi magari c'è chi avrà la fortuna di partire qualche volta in più dall'inizio, quindi qualcheduno, poi dipende anche dalle fasi della stagione. Però io credo molto nel fatto che chi entra possa risolvere le mie partite. Bini credo che deve ancora un pochino, lui è giovane, deve lavorare un pochino sulla difesa a 3, anche se ha delle bellissime caratteristiche, si sta proponendo molto bene, però secondo me ha bisogno ancora un po' di tempo. Nicola sta molto meglio, però secondo me ha ancora bisogno di una settimana di lavoro, non è ancora al top, anche se è vero che questa settimana rispetto alla settimana scorsa sta molto molto meglio. Adesso non so se partirà da lì. Ma noi sappiamo che dobbiamo stare attenti dietro. Allora, a me come filosofia piace cercare di essere sempre più positivo, ma non mi piace mai più al gol, anche prenderne uno. Quindi cerco sempre di mantenere appunto una certa solidità. Domani il rischio c'è, perché incontri una squadra che attacca bene, che sfrutta bene le ripartenze, che ha una buona anche impostazione di gioco. Però insomma, è una squadra, ce la giochiamo, consapevoli, col massimo rispetto, però consapevoli che possiamo far bene. Io voglio gente che non si accontenta, perché penso che siamo una squadra che ha delle enormi potenzialità, e loro lo sanno questo, di avere potenzialità, però che non devono accontentarsi.